Ciao ragazze e ciao ragazzi, bentornati nel mio canale, oggi un nuovo video. Oggi torno con un nuovo video di acquisti da Tiger. Sapete bene che io non ho Tiger nella mia città, ma vicino ce l'ho a Firenze e a Viareggio. Siccome la domenica vado al mare a Viareggio e generalmente rimango comunque a cena lì per non trovare comunque traffico in autostrada, ho deciso di fare un giro da Tiger per vedere appunto le novità. Tra l'altro lo stavano riassortendo proprio mentre ci sono andata io, quindi io mi sono vista tutte le novità e ho preso diverse cosine che mi servivano. Vi lascio i prezzi sotto nell'info box, in modo che non vi sto a dirveli nel video, a cercarli sullo scontrino a perdere tempo, anche se comunque sapete che da Tiger i prezzi vanno da 1 euro a 3-4 euro, non di più. Vi voglio però prima far vedere un acquisto che ho fatto a OVS da Shaka, che l'ho visto dalla mia amicissima di YouTube, Travis Girl, alla quale mando un bacio enorme e della quale trovate il link sotto l'info box, in modo che possiate andare a vedere il suo canale. Ho preso della Wet n Wild questa palette che era nella Limited Edition e si chiama Color Icon Pigment Collection, ed io ho preso questa che è la numero E34526 Boardwalk Bruising. C'erano tre diverse palette con tre diversi colori. Mi piacevano tutte e tre, però ovviamente ne ho scelta una sola perché non è che mi mancano le palette, anzi, l'ho pagata, se non mi sbaglio, 6,49 euro. E adesso, se riesco ad aprirla, vi voglio far vedere gli swatch. I colori allora sono questi, quelli che vedete in camera sono molto 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 reali, e adesso li voglio vedere swatchati. Il verde, bello, molto bello. Proviamo questo rosa fluo, wow, cioè pigmento puro, bellissimo. Eccola qua. Mi sembra un po' polverosa, però la proverò e poi comunque vi farò sapere. Travis Girl, dicevo, quando praticamente gli ho detto che l'avevo presa anche io perché l'avevo trovata, mi ha chiesto un tutorial o un make-up realizzato con quella palette. Fatemi sapere anche voi sotto nei commentini, magari, se vi interessa, così vedo insomma di girarvelo e per cercare insomma di fare un make-up comunque autunnale, però sempre colorato. Sapete che io adoro il colorato anche in autunno e in inverno. Passo adesso comunque agli acquisti che ho fatto da Tiger. Allora, vi informo che ho preso delle cose mangerecce che non vi farò assolutamente vedere, perché con Gabriele vogliamo fare il video assaggi. Anche di quello fatemi sapere sotto nei commentini se vi può interessare, se ne volete vedere più serie. Io ho preso cose sia dolci che salate per fare una prova di video. Se viene bene e a voi vedo che a voi piace, ovviamente continuerò a farle, altrimenti no, però una prova la voglio fare anche io. Con tutte le cose che ho preso, ho appunto pagato solamente 25 euro, quindi niente. Allora, la prima cosa che ho preso è stato questo mobiletto qua da scrivania, che l'ho pagato 4 euro, questo me lo ricordo, che è molto bello perché ha dei cassetti molto 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 profondi. Vedete, 1, 2, questa più grande, 3, 4, 5, 6, 7. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Molto 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 carino, molto molto spaziosi. Loro li vendono come mobiletto da libreria, però io ho intenzione di metterlo in camera nuova il giorno che mai ci tornerò, per tenerci appunto archiviati tipo orecchini, braccialetti o comunque le cose che diciamo metto più facilmente, quindi per averle sempre appunto a portata di mano. Al prezzo di 1 euro, ragazzi, ho preso questi due scoccettini qua colorati, che appunto li utilizzerò a stile washi tape o quant'altro per decorare la mia agenda. E ne ho preso uno blu con i pesciolini, non so quanto vediate, e uno l'ho preso sempre sulle tonalità del blu, tutto con le goccine, molto molto carini, molto molto bellini. Al prezzo di 2 euro invece ho preso, ragazze, queste forafogli che fanno le forme. Questa l'ho presa a forma di cuoricino e questa a forma di farfallina. Queste le ho pagate, se non ricordo male, 2 euro l'una. Sono molto carine da utilizzare anche per fare appunto i bigliettini e cose varie.
sapete che io mi diverto a fare queste cose. Ho preso poi una cosa che avevo già visto e mi sembra che costasse 4 euro. Sono questi stampini, vedete, a forma di trifoglio, sole, la corona, il cuore, il fiore e il teschio, tutti colorati da appunto da fare appunto proprio gli stampini. Un kit molto utile per chi, soprattutto ve l'ho detto, ama decorare l'agenda oppure i quadernini oppure addirittura va a scuola per riconoscere i quadernini, una cosa molto carina e molto utile. Altra cosa che ho preso, ragazzi, è stato questo kit di nuovo di washi tape, perché io li ho adorati tanto, li ho terminati e visto che appunto sono tornata da Tiger li ho ripresi per appunto il decoro della mia agenda. Mi sembra che costino 3 euro, però sono molto bellini, fatti a forma, vedete qua, di trina, molto 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 carini. Al prezzo di 1 euro, ragazze, ho preso questo bel foglione di adesivi e c'è tutti gli adesivi che riguardano la cucina, c'è la banana, c'è il pesce, c'è addirittura il frigorifero, l'orsino, il piattino. È molto 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 carino, spero riusciate a vedere qualcosa. E l'ho preso sempre appunto per decorare la mia agenda. Al prezzo di 1,02 euro ho preso questi adesivi e ho preso praticamente questi qua, che c'è il circo e... Se avete seguito il mio vlog delle vacanze, sapete su quale pagina le voglio attaccare. Ecco. E poi ho preso questo qua che praticamente ci sono tutti, 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 tutti i palloncini. Guardate che bellini, tutti colorati. E appunto venivano 1 euro tutti e due. Poi a 1 euro ho preso invece questi cuori tutti sbrillantinati, molto, 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 molto carini. E poi ho preso due prodotti che mi saranno molto utili stasera perché ho intenzione di farmi i piedi. Ho preso una lima, questa qua grossa da piedi, pagandola appunto 1 euro, e sembra, a sentirla così, molto grattante, quella che diciamo rimane proprio la pianta del piede. E poi ho preso lo strumento per appunto rimuovere i calli, tagliacalli per pedicure, anche questo l'ho pagato solamente 1 euro. Stasera mi voglio fare i piedi perché appunto in estate mi si rovinano tantissimo. Bene ragazze, con questo il video haul è terminato. Come avete visto, ho preso diverse cosine, vi ho detto, ho preso anche cose da mangiare che però non vi faccio assolutamente vedere. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere voi sotto nei commentini cosa ne pensate, se avete preso anche voi qualche cosa di Tiger e cose varie. Vi mando un bacione enorme al prossimo video, ciao!